L'obiettivo tanto sperato, ma poco meno di un anno fa, molto ma molto lontano, si è finalmente concluso, c'è cioè questo accordo con questa società cinese. Quale sarà, nel futuro il ruolo, se ci sarà, della famiglia Martarelli e suo? Beh, diciamo che con questo accordo la famiglia Martarelli esce definitivamente dalla compagine sociale, insomma, della Conciaria del Chienti, perché entrerà appunto la cooperativa, che è quella che poi operativamente, diciamo, produttivamente prenderà in mano proprio, diciamo, l'eredità, insomma, vera della Conciaria. Quello che rimarrà un mio piccolo ruolo, spero un ruolo appunto positivo e di aiuto e di contributo fattivo per quanto riguarda il discorso dello stile e quindi che supporterà il discorso sostanzialmente della creazione di nuovi prodotti, i rapporti con i clienti, ecco. La salvaguardia del lavoro è stata mantenuta. Sì, diciamo che appunto quello che sostanzialmente ci rende soddisfatti, insomma, di questo accordo, il motivo è proprio quello che è un accordo che mantiene l'attività a Tolentino, mantiene i posti di lavoro e anzi probabilmente ci sono delle buonissime prospettive che questo lavoro aumenti perché si aggiungerà a quella che è la linea tradizionale dei prodotti, diciamo, storici della Conciaria del Chienti, anche una linea, diciamo, parallela e nuova, comunque per noi, ma non sicuramente impossibile da realizzare, che darà la possibilità di ampliare anche l'attività stessa e quindi anche nuovi posti di lavoro. Quindi è molto importante questo. Si è aperto questa nuova frontiera, questo nuovo orizzonte, una sfida che state affrontando fondamentalmente per la salvaguardia del posto di lavoro. Sì, giustamente è una sfida difficile, è una sfida che però stiamo affrontando con tanta energia, con tanta voglia, sapendo che stiamo parlando del nostro futuro, del futuro di mio, dei miei collaboratori e di tantissimi lavoratori di questa Conciaria del Chienti. E quindi parliamo del futuro e del benessere di tante famiglie. Quali auspicate che siano le prospettive con questo nuovo accordo con questa società cinese? Le prospettive sono quelle di poter mantenere il lavoro attualmente qui a Tolentino, più di poterlo incrementare e di poter quindi crescere e poter riassorbire anche le persone che attualmente non fanno parte magari di questo progetto in questo primo momento.